It's beginning to look a lot like Christmas. È il piatto di Natale per eccellenza, ma anche un caposaldo della gastronomia italiana, uno di quei piatti che all'estero ci invidiano e non poco. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi di proporlo come patrimonio dell'umanità. Stiamo parlando dei cappelletti in brodo. Molto diffusi nell'Italia centro-settentrionale, con lievi sfumature zona per zona, per ripieno e tipo di cottura e dimensioni, nascono in Romagna, nel triangolo tra Reggio Emilia, Cesena e Ferrara. Incerta però la loro data di nascita, anche se la prima traccia storica è del 1811, in un rapporto del prefetto di Forlì sulle eccellenze gastronomiche locali. Capitolo a parte sono però i tortellini bolognesi, simili ma con profonde differenze per dimensioni, ripieno e chiusura. Anche nelle Marche ormai è il piatto della tradizione natalizia, ma i segreti di un buon cappelletto sono anni e anni di esperienza nel prepararli e materie prime di assoluta qualità. Il segreto della carne del cappelletto, la carne di prima scelta, non usiamo maiale. E usiamo però le vecchie tradizioni, che ci mettiamo la mortadella e ci mettiamo del sedano e carota per farlo con il condimento che viene più buono. Poi viene macinata con un frullino normale, ci si mette del parmigiano reggiano, del limone, noce moscata e un uovo se necessario. E poi si chiudono con grande maestria. Poi si chiudono come alla vecchia maniera che ci ha imparato la nostra nonna e la nostra mamma. La sfoglia, particolarità della sfoglia? La sfoglia viene tirata a mano, lavorata a mano, non fine perché nel brodo potrebbero anche rompersi poi. Un altro segreto è il brodo. Il brodo viene fatto con il capone, viene fatto con un bel pezzo di magro, con un bel osso alla vecchia maniera, che adesso non si usa più l'osso perché dicono che è grasso, però è così. Mangiare sano è una cosa importante, che abbiamo perso poi con l'andare del tempo, però è 2 o 3 anni che vediamo che la gente cerca queste belle cose. Molto semplici, molto tranquille, però noi abbiamo un buon rapporto con il mangiare. Quindi la tradizione è, mi raccomando, un bel piatto di cappelletti fumanti il giorno di Natale. Un bel piatto di cappelletti, quello non ci manca.